Perché tu mandavi messaggi a un uomo sposato? No, come Alfonso, no. Ribadisco, per quanto mi riguarda, io ho conosciuto Elisabetta 2 anni prima di conoscere lui e lungi da me provarci o mancare di rispetto a una coppia sposata. Il punto centrale della questione, che per me era importante che anche Elisabetta capisse, e abbiamo anche avuto un confronto estremamente maturo tra donne, sì, è che io mai mi permetterei veramente di mancare di rispetto a una donna sposata con un uomo, ok? Quindi questa è la base. Detto ciò, io adesso non è che ho le chat a memoria e tutto. Se le ho detto, se hai percepito che mentre stavate insieme, ma a me non risulta, ribadisco, perché io Elisabetta, quando anche feci quella battuta, quel commento, mi riferivo a 5 anni prima. Se è successo che voi stavate insieme, e a me, ribadisco, non risulta perché l'ho conosciuto 3 anni fa e non 5 anni fa, mi dispiace, perché non era mia intenzione. Quindi io stessa ho fatto un mia culpa, perché penso che nella vita ogni tanto bisogna anche uscire da questa presunzione che abbiamo tutti di aver sempre ragione e di iniziare anche a metterci nei panni degli altri, cosa che ho chiesto anche a lei di fare nei miei confronti. Perché in prima serata su Canale 5 parlare di queste cose alquanto becere e rendere conto. Beh, insomma, di... scusa Giulia, saranno becere, ma è un argomento che nel Grande Fratello è giusto discuterne. Sì, certo, perché Alfonso, non è che Alfonso, hai scelto tu di venire al Grande Fratello e di non andare al programma di National Enquirer. Scusami. No, certo, però anche di passare in maniera. No, perché cioè no, vabbè, ma frena vabbè. La mula un secondo, No, vabbè, Alfonso, anche tu non iniziare. Cioè, no, perché mi no, fa specie. No, sto dicendo che comunque parlare di questo argomento, di questi toni, anche i toni che abbiamo usato la volta scorsa, perché io stessa ho detto a Elisabetta, non è bello parlare di cose successe fuori. Se io ti ho mancato di rispetto fuori, ti chiedo scusa e mi dispiace. Sì.